la nostra azione per il 2017, che sarà il momento cruciale in cui il piano di riordino entrerà in Consiglio regionale. Adesso, estemporaneamente dal Presidente del Consiglio regionale, era per loro un dovere, ma non era scontato. Quindi io istituzionalmente non ho nulla da dire a chi ci racconti. Abbiamo espresso come comitati e come sindaci dei vari territori interessati le nostre perplessità, che d'altronde avevamo già rappresentato in altre occasioni come territori. Noi siamo stati ricevuti come gli altri territori dalla Commissione Sanità e dallo stesso Presidente del Consiglio, che allora ci disse diversi mesi fa: noi stiamo riflettendo sulla riforma. Sarà perché una sana diffidenza noi dobbiamo nutrirla, perché siamo abituati e ci hanno abituato ai tradimenti. Il problema di fondo è che noi siamo arrivati stamattina, abbiamo avuto un confronto molto vivace, siamo andati lì in termini costruttivi dicendo chiaramente che, essendo loro i nostri rappresentanti e ritenendo che siano preparati all'argomento o che ricevano e che eseguano degli ordini che arrivano dall'alto, per cui riteniamo determinante un confronto e un rapporto di collaborazione tra istituzioni e territori, perché le istituzioni non si devono inventare nulla, il Consiglio regionale deve ascoltare i bisogni dei territori, perché sono i territori a dare la soluzione del problema. E di non mollare la presa. Loro erano un po' disorientati, forse perché non si aspettavano tanta determinazione, forse perché non si aspettavano anche la presenza dei sindaci. I sindaci hanno il dovere di essere sempre in prima fila sui problemi dei territori, se no per che cosa sono stati eletti? E a loro chiediamo anche coerenza, soprattutto sindaci che contemporaneamente coprono il ruolo di consigliere regionale, perché non è che questo è un sindaco che nei territori dice che sta con le collettività locali e quando il consiglio regionale esprime esattamente il contrario. Quindi questo punto va assolutamente chiarito ai sindaci con doppio ruolo. Coerenza. Noi ci staremo dietro, non dobbiamo abbandonarli, perché se per disgrazia passa questa riforma vuol dire che il popolo sardo perderà il diritto ad avere un sistema sanitario pubblico e siamo troppo poveri per poterci permettere un sistema privatizzato, per cui saremo destinati ad avere un'aspettativa di vita brevissima e che è quello che forse gli altri vogliono. Comunque grazie come cittadina, come rappresentante dei comitati, sempre insieme, perché noi continueremo la nostra